Salve a tutte e tutti coloro che sono in ascolto. Sono Carla Bruschelli, sono un medico specialista in medicina interna, medico di famiglia, comunicatore scientifico e da molti anni ricercatore epidemiologico in medicina generale, nonché esperta di formazione. Con questo video che ho registrato il 13 marzo all'interno del mio studio in una veste adeguata alle circostanze, io vorrei porre come cittadina, come medico, come ricercatore e come comunicatore scientifico poche domande precise rivolte a istituzioni, politici, scienziati della task force istituita per il Covid-19 sul tema della epidemia italiana, giacché coinvolta sino dall'inizio in prima linea. E vorrei però partire da premesse di carattere scientifico e mi aiuterò per questo con il documento che ho in mano. Le premesse. Se facciamo riferimento a una pregressa pandemia precedente, quella della SARS, i dati hanno rivelato che ben il 21% dei sanitari è stato contagiato con un tasso di letalità del 9%. Quindi i sanitari sono risultati molto più esposti al contagio rispetto alla popolazione normale. Documenti attinenti l'approccio corretto alle epidemie sostengono che di fronte a queste emergenze, per garantire una maggiore protezione della salute pubblica con prudenza, con perizia e con operatività efficace, si deve preparare prima dell'arrivo dell'epidemia gli interventi oppure applicarli velocemente. Gestire bene subito la comunicazione tra i responsabili e anche la comunicazione alla popolazione e proteggere subito i sanitari. Il Covid è arrivato con tutte le incognite di un virus nuovo del quale scopriamo ogni giorno delle caratteristiche. Tuttavia, i primi dati cinesi hanno rivelato subito che un gran numero di sanitari ammalati ha contratto il virus da persone con scarsi o con assenti sintomi. E questi stessi sanitari sono diventati diffusori del virus inconsapevoli, fino a quando non sono stati sottoposti a un tampone diagnostico. In Italia, il virologo professor Andrea Crisanti ha condotto uno studio nella comunità di Vo' Euganeo, una delle prime colpite, sottoponendo a due tamponi successivi tutta la popolazione, identificando così tutti i positivi asintomatici che sono stati immediatamente isolati, ottenendo rapidamente la diminuzione dei contagi grazie all'isolamento dei portatori. Le domande che vorrei porre sono queste. Effettuando tamponi diagnostici solo ai sintomatici severi o a persone che hanno avuto contatti diretti certi con positivi, forse non si isolano precocemente i portatori, si facilita la circolazione del virus e si trasformano i sanitari in cosiddetti iperdiffusori. Perché non sottoporre tutte le categorie a rischio e tra questi in primo luogo i sanitari ai test a intervalli di tempo? Seconda domanda collegata a una riflessione. In Italia abbiamo un tasso di mortalità doppio rispetto alla Cina e 6 volte superiore a quello della Corea. Forse sottoponendo a tamponi solo persone gravemente sintomatiche, si rischia di restringere di molto il numero reale degli infettati, che per la maggior parte sono silenti, quindi niente affatto sintomatici, e così rischiamo di aumentare in proporzione errata il numero dei decessi che vengono relazionati ai soli infetti dimostrati e non a tutta la popolazione, anche dei silenti. È un'osservazione sbagliata? Ancora, alla luce dei dati di precedenti epidemie e dei dati dei Covid cinesi, cosa è stato fatto in tempi tempestivi
dalle direzioni generali o dalle direzioni sanitarie per proteggere adeguatamente tutti gli operatori sanitari, non solo come grandi esposti al contagio, ma come dicevo prima, come iperdiffusori del virus stesso? Attualmente, devo dire, a 3 settimane dall'inizio, dalla scoperta del primo caso in Alta Italia, dopo 3 settimane noi in particolare nel territorio siamo ancora totalmente privi di protezioni. Quelle di cui disponiamo sono protezioni come le mie, assolutamente personali, precedentemente e devo dire fortunatamente acquistate. E tranne questo, non abbiamo ricevuto una risposta da chi avrebbe avuto l'onere e forse il dovere a questo punto sociale di intervenire a protezione di tutta la popolazione attraverso la protezione di tutti gli operatori sanitari. Per quanto riguarda la comunicazione ai cittadini, è stata attivata tempestivamente una comunicazione rivolta alla popolazione italiana perché comprendesse le modalità di trasmissione? Noi medici di medicina generale in particolare, e siamo ben 50.000 medici in Italia, ci siamo trovati di fronte alla difficoltà di gestire continue comunicazioni di tipo amministrativo, di tipo burocratico, per gestire la regolamentazione e la normativa in merito all'epidemia, ma in realtà ci siamo trovati di fronte alla necessità di mediare informazioni individualmente presso tutti i nostri assistiti e non sostenuti certamente da chi magari avrebbe avuto il compito di affiancarci in questa durissima realtà, di assistere nella difficoltà e nella comprensione tutti i cittadini. Ci siamo quindi sentiti abbastanza abbandonati e lasciati soli anche di fronte a decisioni importanti da comunicare a tutti i nostri assistiti. L'ultima domanda. Proprio alla luce di tutto quello che è stato esaminato, della letteratura antecedente e dei dati che sono pervenuti da altri paesi che poco prima di noi si sono trovati a fronteggiare l'epidemia, forse era opportuno attivare delle strategie di isolamento coercitivo sul territorio nazionale prima dell'intervento che è stato effettuato pochi giorni fa? Forse almeno due settimane prima avremmo potuto limitare la diffusione del contagio in maniera più efficace? Io sono estremamente grata a tutti coloro che vorranno rispondere alle mie domande e risolvere i miei dubbi di cittadina e medico che da 3 settimane è operativa sul campo ogni giorno, perché stiamo fornendo assistenza ogni giorno, anche il sabato, la domenica, molti di noi rendendosi disponibili 24 ore accanto ai nostri pazienti. Grazie.